Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video dedicato a ZK-Sync. Come mai ZK-Sync? Beh, allora hanno buttato fuori, secondo me, una cosa molto interessante per incentivare, anzi, andare a rendere più appetibile ovviamente la rete e far cominciare a smuovere un po' di capitali, perché abbiamo visto comunque come si era comportata lato airdrop, come si era comportata lato airdrop anche SEI, però ricordatevi, si era comportata comunque male ai tempi, ad esempio SUI, era stato definito comunque un airdrop scarso in questo caso, e poi in realtà col senno di poi è stato uno degli airdrop più interessanti come ritorno anche per la performance che poi è andato a fare. In questo caso però ZK-Sync dal punto di vista di progetto, come avevamo sempre detto fin dall'inizio, è un progetto da non sottovalutare, perché le comunque varietà e le possibilità che può dare comunque di migliorie all'ecosistema, specialmente con un Ethereum in difficoltà, potrebbe essere davvero un'ottima soluzione e anche un ottimo utilizzo come ecosistema generale. Perché ricordiamoci, essendo Layer 2, appunto qua dice è una chain elastica, quindi un'elastic chain, ok? Quindi in questo caso abbiamo un utilizzo a parte delle reti, scusate, della rete e comunque delle DApp costruite sopra, che hanno uno spending molto basso e sono molto efficienti dal punto di vista di velocità comunque della rete. Che cosa hanno lanciato in questo caso? Hanno lanciato lo ZK-Sync Init, che è praticamente un nuovo senso, un nuovo, diciamo, incentivo comunque alla rete, chiamiamolo così, però viene definito appunto come porterà ZK-Sync Era in un liquidity hub per quanto riguarda l'Elastic Chain. E qua dice by streaming 300 milioni di ZK tokens in oltre comunque 9 mesi per quanto riguarda appunto i DeFi users. Quindi in questo caso che cosa vuol dire? Vuol dire che partecipando all'interno non è che ci sarà un altro airdrop, ma verranno distribuite all'interno dell'utilizzo di questa appunto espansione degli ignite, quindi di questo arrivo di nuova liquidità. Infatti qua come descrivono anche la parte della la visione comunque che loro hanno è potenziare e avvicinare ovviamente una TVL maggiore all'interno di ZK tramite l'utilizzo delle varie DApp. Quindi qua adesso ad esempio cita Lens, Treasure DAO, ZK-Sync comunque in generale, Merkle, ZK-Nation, che è la nuova governance, attenzione, quindi si potranno mettere in governance, quindi in votazione, i propri ZK. Io personalmente degli ZK li avevo ovviamente tenuti da un portafoglio comunque dell'airdrop e li andrò a delegare, quindi voglio darli in delegazione per partecipare alla governance, perché da questo potrebbe venire fuori qualcosa di nuovo come appunto con Optimism. Non ci sono in realtà delle percentuali dell'airdrop, perché l'airdrop che hanno dedicato l'hanno già dato, quindi non c'è effettivamente qualcosa di specifico. Ci sono degli incentivi però per quanto riguarda la community in generale all'interno di ZK-Sync. Io vi dico, per quanto si siano comunque comportati male dal punto di vista dell'airdrop, come per sei personalmente reputo comunque dei progetti validi. Stessa cosa anche per Sui, e che secondo me si possono comunque muovere molto bene, ok? E questo non è quello che rispecchia in realtà la TVL attuale di ZK-Sync, come abbiamo visto, ma in realtà, se andiamo a vedere, la TVL è molto simile a come si era mossa per Sui, che non arrivava neanche ai 30 milioni inizialmente, perché aveva avuto proprio un down totale comunque dell'andamento. Quindi è una cosa che devono andare a costruire un po' nel tempo, e penso che ZK-Sync, questo è un po', ripeto, un video non tanto per l'airdrop quanto per la potenzialità del progetto, ha portato qualcosa di nuovo. ZK-Nation infatti è It's time for on-chain governance, ovvero la parte di governance dedicata al token ZK. E qua allora si può andare poi a vedere ovviamente tutto, c'è cioè Learn More per andare a vedere sul blog comunque tutta la specifica legata appunto alla governance on-chain di ZK, quindi tutte le varie missioni, quindi resiliente, missione align per ZK-Sync, distribute, e qua ecco vi fa vedere ZK-Sync Decentralized Governance Protocol. Allora io parto e premetto una cosa: per me la DAO è una delle cose che meno sensate che ci possono essere dal punto di vista del sì, ok, vado a dare delle proposal, verissimo, però alla fine ha più potere colui che detiene di più, quindi
diciamo che hanno un po' un senso unico le DAO, partiamo da questo presupposto, per quanto mi riguarda, non ci credo molto in queste cose, però sicuramente possono portare ovviamente un incremento delle proposal da parte degli utenti, diciamo che possono essere insider o meno, vediamola un po' così, no? Capisci a me come direbbero. Quindi qua appunto c'è la parte della governance di ZK che ci porta poi ad un'immissione. Io personalmente come delegazione ho scelto Olympia, come sempre, perché è quello più attivo tra tutti, quello sul quale posso andare più sicuro dal punto di vista di attività. Io da questo wallet qua, tra l'altro, non ho più niente di ZK, quindi non delegherò niente da questa parte. Però io ero tentato di diventare un delegante, quindi entrare come delegatore e farmi delegare. Quindi sono un po' indeciso su questa cosa, sul da farsi, anzi fatemi sapere che cosa ne pensate. Sarei partecipe in questo caso perché ZK-Sync è un progetto che sto seguendo davvero tanto e sul quale ho delle belle visioni. Però sono un po' indeciso, ecco, se delegare lì e lasciare lì e facciano loro. Perché io personalmente anche su Optimism avevo delegato tutto a Olympio e a NodeGuru e tutti e due sono attivi e quindi mi hanno appunto reso partecipe poi eleggibile all'airdrop. Perché se non si è attivi con le votazioni, zero, prendete ovviamente molto di meno. Quindi ora non sto dicendo che ci sarà un airdrop per chi avrà gli ZK delegati, però ecco, può essere un qualcosa in più, quindi un'attività maggiore da fare. Questo è un po' il mio focus. Poi per parlare proprio di TVL, allora in questo caso questa è la TVL di ZK, che non è niente di che, è arrivata a un massimo in quasi 200 milioni, poi è sceso adesso a 87 milioni. Se andiamo a vedere comunque con un discorso di prezzo, ok, ecco qua il prezzo bene o male è lì, cioè nel senso niente di nuovo, ok, quindi quello che possiamo vedere qua è un po' uno stallo sia TVL sia del prezzo, quindi no ripresa la TVL, difficile anche ripresa del token in questo momento, però qualora ci fosse una problematica come c'è stato nel 2020, 21, 22 comunque di Ethereum che aveva le gas fees comunque enormi, ecco che ZK potrebbe intrufolarsi per far sì di prendere comunque maggior piede, anche perché comunque stanno anche loro sviluppando, non ci sono ancora tantissime comunque DApp native, ci sono un po' DApp ovviamente generali, però native solo di ZK stanno piano piano ovviamente nascendo. Ora come ora le più grandi sono Signum, SyncSwap principalmente. Venus e Maverick non le conto perché non sono appunto native, ZK Swap, ok, e Koi Finance. Quindi queste sono le principali e Old Station in questo caso nella top 10. Quindi vorrei vedere maggiore sviluppo. È ancora presto perché se andiamo a vedere ad esempio Sui all'inizio, inizio da TVL che adesso è un miliardo quindi esponenziale, guardate come è passato da 30 milioni fino a 10-11 milioni. Se io torno indietro, ok, guardate qualche roba, ha avuto proprio un tracollo della TVL per poi piano piano riprendersi e poi comunque successivamente per riprendersi ce ne ha messo, no? Quindi ZK ha già comunque un qualcosa di maggiore. È ovvio che parliamo di due tecnologie diverse perché un linguaggio Move su Sui e poi siamo comunque all'interno degli EVM su ZK Sync, però secondo me è molto interessante da questo punto di vista. Interessante anche il fatto che, tralasciando la FDV che è molto male, tralasciando la total supply ovviamente che è molto grande, quindi c'è un'inflazione molto grande sul token ZK, la market cap è molto appetibile ed è interessante la parte degli unlocks, quindi del token unlocks di ZK, che è da prendere ovviamente con le pinze. Qua come vedete airdrop users e airdrop contributors sono stati quelli che sono stati buttati fuori comunque all'inizio, ok? Quelli, gli unici che sono stati presenti e poi piano piano arriverà poi la parte della parte un po' più massiccia del team e degli investors successivamente che andranno poi a prendere comunque lo sblocco. Principalmente qua dice che il giugno 17 2025 ci sarà uno sblocco del 3,67%, quindi non degli sblocchi giganteschi, anche perché successivamente poi saranno tutti da 0,82% della supply ogni mese, fino poi alla fine che è il giugno 2028, ok? Quindi non sono degli sblocchi assassini.
Quindi ci si può anche aspettare qualcosa di un po' più ponderato, però ecco questo sblocco, anzi questo blocco attuale della supply potrebbe renderlo appetibile lato speculazione. Ok, io questo che ho visto in questo momento, perché anche con la governance potrebbe poi avvicinare qualcosa in più se riescono a sviluppare bene. Attualmente ovviamente è ancora in stallo, perché come avete visto la TVL è lontanamente. Ma anzi lontanissima da quello che può essere appunto una presa di TVL, ad esempio come c'è stato per esempio Persei che ha avuto un po' un'up e adesso uno stallo, però siamo su 177 milioni e ha una market cap di 1 miliardo e passa. Quindi comunque ecco, se andiamo a prendere una metrica, ZK non è messa così male, anche se al momento non ha portato niente di appetibile. Ok, qua parliamo davvero di milioni piccolissimi, 3 milioni comunque di TVL. Quindi prendendo queste considerazioni potrebbe essere molto interessante. Voi cosa ne pensate di ZK, ZKSync poi come ecosistema? Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati.